Usava le vrieri ad estatti a stanare e catturare lepri, una pratica crudele per le profonde lacerazioni provocate nella selvaggina interrotta dal personale del corpo forestale della stazione di San Luri, che hanno denunciato un 55enne residente nel comune per esercizio abusivo di caccia, un reato punito con una pena fino a 6 mesi e un'ammenda fino a 3.000 euro. Gli agenti, durante un pattugliamento nell'agro di San Luri, hanno sorpreso l'uomo in località Acqua Sassa mentre esercitava il bracconaggio utilizzando i levrieri. I successivi controlli hanno portato al ritrovamento di 2 esemplari di lepre sarda appena uccisi dal morso dei cani, come confermato in seguito dai veterinari dell'ASL. L'uomo è un pregiudicato per reati specifici, già denunciato nel 2014, perché sorpreso insieme ad altre persone esercitare una battuta di caccia al cinghiale con i cani sempre levrieri e doghi argentini. Data la crudeltà dell'uccisione delle prede, gli è stato contestato il reato di uccisione di animali previsto dall'articolo 544 del Codice Penale, ai sensi del quale chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. L'operazione si inquadra in attività di presidio e controllo del territorio che il Corpo Forestale effettua a tutela della fauna e della pluralità dei cacciatori che eseguono correttamente la pratica venatoria.